Era un presidente d'altri tempi, un assoluto protagonista della scena calcistica nazionale, un patron che sulle prime dava l'impressione del burbero, ma che a detta dei suoi calciatori era una sorta di pater familias. Antonio Sibilia era sostanzialmente quel calcio che non c'è più, dove un presidente, trattando Beniamino Vignola quasi da figlio, poteva permettersi di mollargli un cerfone per mandarlo alla Juventus, oppure di imporre a Leonardo Ricatti, carnea de argentino, passato per Avellino, di fare prima un salto dal barbiere e poi in sede per la firma del contratto. Ma questi sono solo alcuni dei tanti aneddoti che si potrebbero raccontare a 2 anni dalla scomparsa del Commenda, personaggio controverso, a tratti enigmatico, che nell'immaginario collettivo in tanti accomunano erroneamente ai 10 anni della gloria calcistica dell'Avellino in Serie A. Nella sostanza, Sibilia era un uomo di cuore che, per rispetto al fratello Cosimo, deceduto in un incidente stradale ma con una grande passione per il lupo, entrò nell'Avellino nell'agosto del 58. Per anni, in maniera umile ma al tempo stesso ambiziosa, studiò da dirigente facendo un po' di tutto. Dietro ad Annito Abate, presidente delle sottoscrizioni di Pro Avellino, rimase fino al 23 ottobre del 70, quando divenne presidente, inaugurò il Partenio e soprattutto costruì quella che divenne la Rosa dei Miracoli, la stessa che nel maggio del 73 approdò per la prima volta in B. L'impresa coinvolse l'intera provincia, dietro regesta di uomini d'acciaio diretti in panchina da Toni Gianmarinaro. Le liti con l'amministrazione comunale e gli altri soci lo portarono a restare in società con spirito critico, ma nell'81, sebbene non da presidente, divenne protagonista della salvezza maturata nell'anno del terremoto grazie a intuizioni tecniche e acquisti di giovani mirati. Il cavallo vecchio, disse in replica ad Antonio Corbo, che gli rimproverava di aver allestito una squadra troppo giovane, muore nella stalla del fesso. I suoi acquisti invece furono in genere figli di segnalazioni dei suoi amici più fidati, che sguinzagliava sui campi minori, o di suggerimenti dei tecnici, come nel caso di Juari o Barbadillo. A quest'ultimo, che nell'estate dell'82 stava partecipando al Mondiale di Spagna tra le file del Perù, per indurlo a firmare mentre si trovavano a Vigo, descrisse Avellino come una metropoli. Bugie d'amore, benedette ancora adesso dallo stesso Geronimo. Ad interrompere la sua storia d'amore con l'Avellino nell'83 fu l'arresto, che arrivò nel corso del calciomercato per associazione a delinquere di stampo mafioso. Accusa caduta nel vuoto con totale assoluzione, dopo aver dimostrato di essere sfuggito anche a un tentativo di rapimento. In A, l'Avellino riuscì a disputare altri 5 campionati, prima di precipitare in B e poi addirittura in C, dove nel 94, libero da problemi giudiziari, Sibilia riuscì a riprendersi il suo amore per 100.000 lire simboliche dalle mani di La Bonatti di Callisto Tanzi per il tramite del presidente Gaetano Tedeschi. Tornato in sella, vinse il campionato ai calci di rigore dopo aver liquidato Papadopoulo negli studi di Irpini a TV e aver affidato la squadra a Boniek. L'anno successivo, tuttavia, iniziarono i guai. Panchina affidata prima a Boniek, poi a Urrico e successivamente a Pace. Risultato amaro, con retrocessione provocata da contrasti con calciatori e tifosi. Da quel momento qualcosa si ruppe e i successivi 3 anni in C furono anonimi e travagliati, prima dell'uscita di scena con la cessione nel 99 alla strana coppia Aliberti Pugliese. Quel giorno il Commenda uscì dai quadri dirigenziali, ma non dal cuore dei tifosi e dalla storia del calcio. Il suo nome, a 2 anni esatti dalla morte, è arrivato ad una settimana dal suo 94esimo compleanno, non solo ai sostenitori dell'Avellino, ricorda inevitabilmente un calcio che prima della sentenza Bosman era capace di esprimere personaggi come Sibilia, Rozzi, Anconetani e Massimino, presidenti padroni che con le loro intuizioni, il loro folklore, la loro passione e la loro competenza erano capaci di far immedesimare intere popolazioni di provincia in squadre che quasi in maniera epica sfidavano con onore i club più blasonati del calcio italiano. Un altro calcio, insomma, che forse non tornerà più, come difficilmente nascerà un altro Antonio Sibilia, presidente d'altri tempi, con una faccia da burbero ma un cuore d'oro.